perché dal mangiare ti davano un pane, quei pani neri che erano alti, quei panoni così, però li dovevi dividere in cinque, te ne toccava una fetta. E fino all'altra sera ti davano quella sbrodaglia lì, ma il pane era solo quello. Era un tesoro, mi mangiavo un compo, mangiavo un compo, sì, per seggiare un po' di pane. Dalla fame era tremenda. E quando andavamo a lavorare, si andava a lavorare a Hagen, d'inverno, che era un freddo da morire, tutta andava immersa, eravamo vicino a un fiume, che era un'aria che era una cosa impressionante. E loro ti davano a mezzogiorno quella sboba lì, che poi ho conosciuto lì, la margherina, cioè sia le bietole, le rape, tutta roba macinata, cotta così, condita con un po' di questa margherina, che poi gli ultimi la toccava anche a frade. Io poi che non volevo sempre stare là ammucchiato, era sempre in cova e tu che era sempre alla frada. Delle volte, quando davano i rompete le righe, anche per divertirsi anche loro, allora tutte saltavano la cavalla, le bustine, tutte dentro ingannate. È un modo che era un po' da gente che partì in un'altra testa. Io, il mio caporale maggiore, un certo Palaseschi Mario di Arezzo, un ragazzo che non ha mai avuto niente, anzi, messo la Samo, che loro fosse più sa che me. Ha cominciato a piangere, non ce la faccio Carlo, non ce la faccio, non no, lascia stare. In 3 mesi andava. Invece me stesso ho sempre detto che doveva morire prima loro due di me, il signor Benito Mussolini e il signor Hitler. Pensa se sapessero loro che me assurdo ancora che loro le tante, dico qualcosa anche per ridere un po', eh? Sì.